il 15 ottobre 2018. Dico questa data perché non ho una buona memoria, soprattutto non ho una buona memoria né per i no numeri né per i nomi, ma quella giornata è una giornata che mi è rimasta impressa sia nella sua data sia nei nomi delle persone che ho incontrato, molti di loro almeno. È una giornata che è stata uno spartiacque nella mia vita, professionale e personale. È veramente una di quelle date che segna un prima e un dopo. La visita al reparto della nave è stata una componente non secondaria, di questo spartiacque. Uno dei detenuti, mi pare si chiamasse Tiziano, quando sono venuta su alla nave, mi ha portato in fondo a vedere la finestra che c'è in fondo al corridoio, e mi ha detto: vede, giudice, allora ero giudice della Corte Costituzionale, vede da qui, questo è l'unico punto di tutto il carcere di San Vittore in cui si può guardare all'esterno, oltre le mura. E mi ha fatto vedere alcuni palazzi che si vedono dal lato, mi pare sia Viale Papiniano, da quella parte di là, in cui le persone ogni tanto li salutano. Tra l'altro, questa è un'esperienza che mi capita di fare quasi tutte le sere quando torno a casa, perché io adesso sono alloggiata in un piccolo appartamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che la camera da letto si affaccia direttamente sul cortile di Regina Coeli, per cui quando accendo la luce per entrare ci sono detenuti alle finestre che il semplice fatto di vedere una persona, una figura umana, io non credo che mi riconoscano, ma mi salutano e io ricambio il saluto ed è un'esperienza fortissima. Perché sottolineo questo aspetto della finestra? Beh, innanzitutto perché la finestra di per sé, lo ha detto tante volte Papa Francesco, le carceri devono avere finestre, finestre fisiche, finestre, diciamo così, esistenziali, è un segno di speranza, è una proiezione verso un oltre. E poi perché è stato un detenuto che mi ha accompagnato lì. Che cosa deve essere per la vita di un detenuto scegliere di portare a vedere non, come dire, le ristrettezze degli spazi, le difficoltà, ma mi porta a vedere una finestra. Cioè, questo pesca e dice in un percorso, in una motivazione che qualcuno è riuscito a trasmettere loro, per cui la cosa più preziosa, la prima cosa che ti viene in mente da far vedere a un esterno è: guarda, c'è una finestra qui. Quindi dice tanto del lavoro che si fa alla nave. La nave è un'eccezione. Guardi, io credo che la grande storia, la storia quella che cambia tutto, che cambia le condizioni, parta sempre da singole storie individuali. Perciò io la guarderei non come un'eccezione per dire tutto il resto non cambierà mai, ma come il primo germoglio che ci fa dire c'è un albero vivo che presto metterà fronde da tutte le altre parti. Bisogna aiutare a vedere da vicino, a vedere le persone, a conoscere. Io continuo a ripetere quasi come, diciamo, uno slogan di cui non mi voglio liberare, quella, secondo me, insuperabile espressione che usò Calamandrei rispetto al carcere, del occorre aver visto. Occorre aver visto, bisogna vedere, per questo voglio dire anche, ricordate qualche settimana fa la visita con il presidente Draghi al carcere di Santa Maria Capua Vetere. È così, bisogna aver visto e chiunque mette piede torna cambiato, torna dicendo c'è molto lavoro da fare, per cui io non credo che potremo fare miracoli. La realtà del carcere è una realtà bisognosa nelle sue condizioni le più varie, dalle condizioni materiali, ho visto situazioni in cui ancora non c'è l'acqua corrente, in cui per esempio quest'estate io quando sentivo le temperature che c'erano in certe zone d'Italia non potevo non pensare a che cosa vuol dire 48 gradi vissuti in una cella, magari in una camera, come si dice, con altre 4, 5, 6 persone in spazi ristretti. C'è un bisogno immane per cui
Dico anche non aspettatevi miracoli, ma aspettatevi un cammino. E dunque, veramente, so che le espressioni sono le più varie, c'è una ricchezza intorno al mondo del carcere e qui concludo con un appello a tutta la struttura dell'amministrazione penitenziaria. Non fatevi sfuggire le offerte di contributi, di lavoro, di positività, di attività che possono provenire dall'esterno, perché veramente accompagnare il cammino di chi è in carcere non può che essere un compito corale, così come corale si come coralmente si esprime l'attività della nave simbolicamente attraverso quella splendida iniziativa del coro in cui ciascuno con la sua voce contribuisce a una sinfonia meravigliosa. Grazie davvero.